Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo test con l'Autelivo. Oggi proviamo lo zoom, sì, perché questo drone ha la funzione zoom, è uno zoom digitale, però zoom fino a 8x, vabbè, fin troppo eccessivo secondo me, ma fino a 3-4x è una funzione secondo me interessante e pratica da usare. Poi proviamo la funzione follow me, cioè farci seguire ovviamente dal drone, a vedere se quanto questo drone è in grado di seguire il soggetto senza perderlo, e poi proviamo la funzione orbit, cioè farlo girare intorno a un punto che noi decidiamo, dargli un raggio e lui gira intorno al punto che gli abbiamo indicato. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, proviamo queste tre funzioni di questo fantastico Autelivo. Allora ragazzi, proviamo la funzione zoom, che è un'altra funzione interessante di questo Autelivo secondo me, anche se vabbè, è uno zoom digitale, però secondo me funziona benissimo, quindi la proviamo, facciamo una prova giusto per vedere il suo funzionamento. Allora, decolliamo. Allora, per fare la prova andiamo, vediamo, sopra la piscinetta dove c'è mia figlia, così facciamo una prova di zoom. Allora, saliamo, ok. Così siamo a circa 22 metri, andiamo avanti. Allora, siamo a 25 metri, andiamo avanti. Abbassiamo tutto così, ok. Siamo anche troppo. Proviamo a centrarci un po'. Ok. Proviamo a zoomare. Allora, per zoomare dobbiamo far scorrere il menu qua in basso, ok. Scorriamo fino a digital zoom. Quindi adesso vediamo che in 1x. Andiamo a cliccare 2x. 3x. Mi allontano un po' indietro così rimane più centrata. 3x, 4x, 5x, 6x. Ovviamente adesso andiamo su una zoomata talmente forte che poi vabbè, anche la qualità ovviamente va a perdere, soprattutto vabbè, nello smartphone ovviamente, magari un po' meno nella registrazione video, ma nello smartphone sicuramente va un po' a perdere. Quindi 7x e 8x, così vabbè, è una cosa esagerata, però secondo me fino a 3x o anche 4x non è male, cioè vediamo che il 2x diciamo non è male, il 3x anche, e il 4 direi che ancora è buono, poi forse salendo vabbè diventa fin troppo eccessivo, poi ripeto, questo è quello che stiamo vedendo nello smartphone. Ok ragazzi, adesso abbiamo provato la funzione zoom, che è una delle funzioni interessanti di questo prodotto, e adesso andiamo a provare la funzione orbit e la funzione follow me. Proviamo la funzione follow me, allora vediamo, quindi andiamo alla schermata principale. Ok, siamo nella schermata principale, qua abbiamo le funzioni che possiamo attivare, direi molto carina la grafica, semplice, intuitiva, quindi proviamo il dynamic track, che sarebbe poi il follow me, quindi proviamolo, vediamo, quindi tiriamo un quadrato intorno a me, ok, mi ha rilevato, start, vediamo, direi che mi sta seguendo benissimo, provo ad alzarlo, adesso corro. Ok, mi sta, direi che mi segue bene. Anche correndo. Proviamo l'altra funzione.
stop. Ok, facciamo orbit. Ok, next, next, finish. Quindi dobbiamo andare in altitudine almeno di 10 metri, ok, andiamo su di più così le piante le saltiamo, ok. Poi mettiamo un raggio, ok, quindi ok, start. Vedete che adesso è partito, in teoria dovrei essere più alto delle piante, spero. Ok. Vedete come comunque sembra che si comporti benissimo, anche guardando la telecamera sembra ottima. Ok, direi che possiamo interromperlo, quindi facciamo pausa, possiamo uscire dalla funzione orbit e secondo me possiamo fare un altro return to home e tornare a casa perché le batterie ormai stanno finendo. Anche questo volo test con l'autelivo, con la prova dello zoom, della funzione orbit, della funzione follow me è finito. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi se vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi tutti gli altri video che verranno. Quindi ragazzi, iscrivetevi e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!